Professor Dorfles, quest'anno ricorre il centenario della nascita di Giulio Carlo Argan e abbiamo pensato di farle questa intervista perché il suo percorso biografico e critico presenta numerosi punti di contatto con quello di Argan, non solo e non tanto da un punto di vista anagrafico, quanto da un punto di vista delle scelte e delle aree di intervento. Se dovesse tratteggiare un ricordo, o se preferisce una sintesi critica della figura di Argan, cosa direbbe, cosa racconterebbe? La personalità di Argan, non ho bisogno di dirle, era molto complessa e era complessa anche il mio rapporto con lui, che è stato lungo, diciamo persistente, fino praticamente alla fine, ma non con quell'intimità che poteva esserci con altre persone. In altre parole, il mio rapporto con Argan è stato soprattutto un rapporto intellettuale. Per quanto io avessi conosciuto bene la moglie, la figlia, avessi frequentato moltissimo Palma Bucarelli, che come si sa aveva molti rapporti durante tutta la vita con Argan, però non ho mai avuto con Argan una intimità di rapporti, diciamo così, affettuosi. Bisogna tener conto anche che la personalità di Argan era molto insolita nei suoi rapporti umani, ossia era poco aperta a degli incontri affettivi improvvisi, per cui la sua riservatezza e anche la mia riservatezza hanno fatto sì che il nostro rapporto è stato sempre un rapporto soprattutto intellettuale. Però questo rapporto è durato moltissimo perché direi dagli anni 50, prima della guerra, io non l'avevo ancora incontrato, ma dagli anni 50 in poi, attraverso tutti gli episodi di San Marino, di Verrucchio, dei vari incontri della AICA, cioè dell'Associazione dei Critici d'Arte in Italia e fuori d'Italia, praticamente si può dire che ogni anno io ho incontrato Giulio Carlo Argan. Il primo momento di contatto fu al momento in cui nacque il MAC, il Movimento per l'Arte Concreta. E che cosa significò quella presentazione di Argan alla cartella di litografie della libreria Salto? Questo incontro è stato molto importante, direi. Non dimentichiamo che quando noi, cioè Monari, Soldati e io stesso, fondammo questo movimento d'arte concreta, erano gli anni 48, 48-50, quindi l'immediato dopoguerra. Per cui il nostro tentativo era soprattutto quello di una rivolta contro l'arte della Sarfatti, tanto per fare un nome ben noto, cioè l'arte del fascismo, l'arte celebrativa, compreso l'ottimo Guttuso, l'arte che ancora era legata al primo Novecento. Per cui il fatto che Argan, dei critici di allora, fosse uno di quelli che accettavano questa nostra posizione, insieme a Apollonio, insieme a altri critici allora, ma non a tutti ovviamente, per noi era stato di estrema importanza, anche perché il movimento era sorto a Milano e quindi soprattutto nell'area lombarda. C'era Marchiori come critico, diciamo, militante del nord. Marchiori e Apollonio, ma naturalmente Argan già allora rappresentava il culmine della critica impegnata, culturalmente impegnata e anche politicamente impegnata. Per cui il fatto che Argan approvasse in un certo senso, si interessasse
al Movimento per l'Arte Concreta è stata una cosa di grandissima importanza, anche se il movimento non era partito dalle posizioni di Argan.